Era una partita difficile, insomma, lo sapevamo, il Mantova è la regina del campionato, voi siete andati sotto anche in maniera un po' sfortunata, poi è arrivato il 2-0 nella seconda parte della partita, c'è stato anche il rosso, secondo noi molto molto severo a Mora, e la partita lì è poi diventata molto più complicata, no? Sì, beh, giochiamo contro una squadra che ha, mi sembra, più di 20 punti sulla seconda, quindi sulla terza, quindi che sta facendo un campionato strepitoso al quale bisogna fare veramente i complimenti per il modo con il quale stanno raggiungendo questo obiettivo e questo traguardo, perché è una squadra veramente forte, allenata in maniera strepitosa e costruita in maniera perfetta. Quindi noi dal canto nostro abbiamo provato a fare una determinata partita, devo dire la verità che sono contento di come abbiamo approcciato, perché abbiamo avuto il coraggio di andarci a giocare una partita a Mantova contro una squadra in salute, in fiducia e forte. Abbiamo avuto le nostre possibilità. Io parlerei del primo tempo, perché poi è chiaro che il secondo già 2-0 era dura, in più di 10 era impossibile. Anche lì siamo stati bravi a non perdere la testa. No, al primo tempo abbiamo preso gol su corner, che è un peccato, perché a volte poi la partita i ragazzi l'hanno fatta bene nei movimenti, nel dentro la gara, poi si sblocca così e diventa un peccato, no? Che vanifichi un po' il lavoro che si era fatto. E d'altra parte abbiamo avuto poi le occasioni, sinceramente, per fare l'1-1. Quindi è una partita che a noi ci deve lasciare fiducia. Sapevamo che tra Triestina, Atalanta, Mantova e martedì Vicenza sono tutte partite che diciamo da bollino rosso, quindi devi fare dei miracoli. Ogni volta che riesci magari a vincere un colpo importante, ci è capitato lunedì, ora ne abbiamo un'altra martedì dove dobbiamo cercare di fare il massimo, e poi abbiamo le nostre ultime 6 partite dove è il rush finale per cercare di arrivare nel miglior modo possibile agli eventuali playout. Giancaterino. Ecco, buonasera mister, io partirei proprio da quello che hai detto, cioè il coraggio di andare a affrontare il Mantova, che è miglior attacco, miglior difesa, insomma, sta dominando il campionato. Con coraggio affrontarlo a viso aperto, appunto al Martelli, non tante squadre l'hanno fatto in questa stagione. Poi, come hai giustamente detto tu, se non sfrutti però gli episodi e quelle occasioni, sia con Anelli, soprattutto quella con Oneto, poi in queste partite qua la paghi. Ma è chiaro, devi fare la partita perfetta, magari come hanno fatto i ragazzi in certi versi della tattica, poi devi sfruttare gli episodi che ti vengono concessi, no? Il fatto di essere andati a prenderla così è perché abbiamo visto tante partite, hanno provato ad affrontarle in mille modi e il risultato finale è sempre stato quasi sempre lo stesso. Per cui abbiamo deciso di andarci a giocare la partita e provare a rubare palla, come è capitato nelle occasioni di Oneto, il più alto possibile, per poter avere quell'occasione che poi ci è capitato. Normale che le conti sulle punte delle dita e devi avere la fortuna e la bravura di sfruttarle nel migliore dei modi. Più che altro il rammarico è aver preso gol su calcio piazzato, che ha sbloccato una gara che comunque fino a quel momento non dava la sensazione di soffrire. Poi chiaro, mancava ancora una vita, quindi probabilmente gli spazi sarebbero allungati, però eravamo riusciti a fare bene i primi 25 minuti fino al gol, e anche dopo, fino al 2-0, per 45 minuti praticamente siamo sempre stati dentro la gara. E il rammarico è che abbiamo preso gol su un calcio d'angolo e su una rimessa laterale, questo dispiace un po', però oggi era una partita veramente da super bollino rosso, e il fatto di essere venuti qua e aver avuto il coraggio, magari i ragazzi, di affrontarla, vuol dire che l'autostima è alta e la dobbiamo mantenere alta, perché abbiamo 7 partite che ci devono portare a un traguardo e poi probabilmente altre 2 che ci devono portare a realizzare quello per il quale siamo stati chiamati in causa. Ecco, mister, non deve essere un alibi e chiaramente sarebbe stato complicato ugualmente, però le assenze hanno pesato: Cremonesi, Di Quinzio, Morello, che oggi era in panchina, però chiaramente non poteva essere al meglio, e soprattutto Ciaravolo davanti, che nell'ultimo periodo, soprattutto anche in fase realizzativa, stava dando una grossa mano. Ma sì, è chiaro, anche D'Amico aveva un piccolo fastidio, abbiamo preferito, poi ieri si è fatto un po' male di Gesù, avevamo parecchie assenze importanti, no? Comunque di Gesù, Morello, D'Amico, Ceravolo, Cremonesi, ora Di Quinzio e Nava ormai hanno finito la stagione, quindi ormai non li consideriamo più, però questi invece sono lì per rientrare, è chiaro, è meglio averli che non averli. Purtroppo nel percorso della stagione capitano gli infortuni, capitano a tutte le squadre, soprattutto in questa fase, no? Dove si
si è un po' in fatica perché si è fatto già una bella parte di campionato. Alcuni sono recuperabili abbastanza breve, stiamo cercando di non forzare le cose, perché rifarsi male oggi vorrebbe dire finire la stagione, quindi stiamo cercando di lavorare con lo staff medico in funzione di metterli al 100% in campo senza avere nessun rischio. Ora vediamo martedì se recuperiamo qualcuno, forse Morello per qualche minuto, e in funzione anche poi di sabato, Ceravolo speriamo di recuperarlo per sabato, che dovrebbe esserci, Di Gesù speriamo anche lui per sabato, e Cremonese invece è un po' più lunga. Sappiamo che questa è un momento un po' così, ma sappiamo anche che possono rientrare a breve, e quindi dobbiamo soffrire in questo momento per poi arrivare al rush finale, che dove abbiamo delle partite che dobbiamo interpretare nel modo giusto, come onestamente, a parte il Trieste, i ragazzi hanno sempre fatto. Ecco, adesso l'ultimo diciamo ostacolo da bollino rosso, come l'hai giustamente detto tu, martedì al recupero col Vicenza. Che gara ti aspetti? È una gara diversa da questa, nel senso che è un po' meno palleggio del Mantova, quindi questa magari esuberanza che abbiamo avuto possiamo gestirla in una maniera diversa, perché probabilmente è una squadra che fa cose diverse. Ovviamente, a mio modo di vedere, era la squadra super favorita per il campionato, a mio modo di vedere il Vicenza ha la rosa più completa, per poi ognuno ha i suoi problemi, quindi non sto ad analizzare cosa è successo, ma vengono da 7 vittorie e un pareggio, senza considerare cosa faranno oggi o domani, oggi mi sembra, quindi affronteremo un'altra squadra in salute, forte, che ha svoltato dopo un periodo di appannamento. Sarà una partita molto molto complicata, noi faremo sicuramente delle rotazioni perché voglio che tutti si rendano partecipi, e soprattutto perché sabato abbiamo un'altra partita e dobbiamo cercare di gestire le varie forze che abbiamo in campo. Ringrazio Nicola Giancaterino, ringrazio ovviamente mister Luca Tabiani per essere stato con noi. Mister, ti facciamo un grosso in bocca al lupo per la partita di martedì sera alle 19:30, partita che seguiremo in diretta su Radio Sound.